Ehi tu, sei pronto per scoprire tutto sui colpi di scena dell'Isola dei Famosi? Ieri sera, nella semifinale, sono state eliminate Karina Sapsai e Matilde Brandi. Matilde è stata eliminata tramite televoto flash, ma prima di salutare l'isola ha potuto abbracciare l'amica Manila Nazzaro. Nel frattempo, Alvina Verecondi Scortecci ha avuto la sorpresa di ritrovare il fratello Lorenzo sull'isola. La puntata è stata arricchita dalla presenza speciale di Iva Zanicchi, che ha elogiato Samuel Peron e gli altri concorrenti che sono approdati in finale insieme a lui. Uno dei protagonisti indiscussi è stato Arthur, sempre al centro delle critiche da parte degli altri naufraghi. La situazione ricorda un po' quanto accaduto a Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello. Arthur Dainese è riuscito a conquistare il pass per la finale come secondo finalista dopo Edoardo Stoppa. Mentre quest'ultimo è stato accusato durante la puntata per alcuni comportamenti poco trasparenti, Arthur è stato preso di mira dagli altri naufraghi. Edoardo ha addirittura insinuato che Arthur avesse rubato del cibo, scatenando così una serie di polemiche sull'isola. Durante la puntata, è emerso che Edoardo Franco è stato incaricato di indagare sul presunto furto, ma Arthur ha respinto le accuse. Ha dichiarato di non aver rubato nulla, sottolineando quanto fosse scomodo essere al centro di quelle polemiche. Anche Vladimir Luxuria è intervenuta, chiedendo perché non fosse stato affrontato direttamente Arthur anziché parlare alle spalle. Le tensioni sono arrivate al culmine quando Matilde Brandi ha criticato apertamente Edoardo, definendolo incoerente e accusandolo di avere una tattica poco chiara. Anche Samuel Peron ha espresso dubbi sulla situazione, ammettendo di non avere certezze sull'accaduto. La tensione sull'isola è palpabile, e la finale si preannuncia ricca di colpi di scena. Insomma, l'Isola dei Famosi si conferma un concentrato di emozioni e intrighi, dove i naufraghi si trovano a dover fare i conti non solo con la fame e la solitudine, ma anche con le dinamiche complesse che si creano tra di loro. Non ci resta che attendere con trepidazione la prossima puntata per scoprire chi riuscirà a portare a casa la vittoria finale. E tu, chi tifi? Fammi sapere nei commenti.